La volta scorsa abbiamo parlato dell'enorme potere che tutti noi indistintamente abbiamo di fare accadere le cose. Questo potere si fonda praticamente nell'attirare nella nostra vita fatti, cose, persone, situazioni, avvenimenti, eccetera. Tutto questo potere ruota intorno ad una famosa e importantissima legge della fisica che stabilisce che ad ogni azione corrisponde una reazione uguale e contraria, stabilendo così il fatto che non ci può essere nessuna reazione, nessuna azione, non può accadere niente praticamente se non c'è qualcosa che lo faccia accadere. Tutto quello che ci capita nella vita è quindi una reazione a delle azioni che noi abbiamo messo in atto. Azioni che possono essere state messe in atto sia a livello consapevole che a livello inconsapevole, ma il più delle volte avviene a livello inconsapevole più che a livello consapevole. Infatti noi non siamo consapevoli del potere che abbiamo, pur esercitandolo di continuo senza rendercene conto. Ma queste azioni non devono essere necessariamente materiali, possono essere anche immateriali, come per esempio l'atto di creare dei pensieri e di provare delle emozioni. Sono proprio i pensieri e le emozioni le maggiori cause delle cose che ci capitano nella vita, di tutto ciò che noi ci attiriamo nella vita. Difatti, anche quando noi siamo fermi, noi pensiamo in continuazione, proviamo emozioni, anche se non muoviamo un dito. Quindi queste energie noi le muoviamo in continuazione, senza un attimo di sosta, anche quando dormiamo perfino, pensa un po'. Ma i pensieri e le emozioni sono energie. Quindi, come tutte le energie, hanno una loro frequenza vibratoria. Hanno una loro vibrazione. Le energie simili, per una legge di natura, si attraggono. Vedi il famoso esperimento dei due diapason, cioè se tu prendi due diapason della stessa tonalità, li avvicini e ne fai vibrare uno, l'altro si metterà a vibrare da solo senza averlo neanche toccato. Questa è la legge di risonanza. Anzi, a questo proposito, se per caso ancora non l'hai visto, vatti a guardare il video che c'è nel nostro canale intitolato I due diapason. In quel video io spiego benissimo tutti i particolari di questo strano fenomeno, riagganciandomi poi ai fatti della vita. Quindi, ripeto, più che di legge di attrazione, qui si dovrebbe parlare di legge di risonanza, perché quando noi creiamo delle vibrazioni con i nostri pensieri e con le nostre emozioni, ci mettiamo in collegamento con altre cose della stessa vibrazione. Quindi creiamo un collegamento, apriamo un canale e avviene una specie di botta e risposta, una specie di intercomunicazione fra noi e queste altre energie che sono intorno a noi. Ecco perché determinati pensieri e determinate emozioni possono attirare cose concrete nella nostra vita. Ripeto, fatti, persone, situazioni, di tutto e di più. Sono i pensieri che creano le emozioni. Attenzione, perché come ci dicono gli esperti, i divulgatori di questi insegnamenti, le emozioni sono molto più forti dei nostri pensieri, anche se può sembrare incredibile, ma il motivo l'ho spiegato in qualche video fa. Ma sono i pensieri che creano le emozioni. Le emozioni non nascono così, non si manifestano da sole, dal nulla. Prova a pensarci un attimo. Fai questo piccolo esperimento che adesso ti dico. Siediti tranquillo, comodo, in silenzio, in un angolo tranquillo della tua casa. Chiudi gli occhi, rilassati e vai con la mente
ad un episodio della tua vita che ti ha fatto stare male, un brutto episodio della tua vita. Sentirai immediatamente un'emozione negativa, sentirai qualche cosa che ti fa star male, come una specie di piccola nausea, qualcosa che si agita nello stomaco. Adesso, fatto questo esperimento, fanne subito un altro. Sempre tenendo gli occhi chiusi e stando rilassato, vai con la tua mente ad un episodio bello della tua vita, qualcosa che ti ha procurato gioia, soddisfazione, allegria, e poi prova a sentire che emozione ti suscita questo pensiero. Ti sentirai completamente diverso da prima, ti sentirai leggero, ti sentirai come se ti stessi espandendo. Questa è la dimostrazione scientifica che i nostri pensieri causano le nostre emozioni. Quindi, controllando i nostri pensieri, noi possiamo controllare le nostre emozioni e quindi decidere noi quali vibrazioni emanare da noi in modo di attirare nella nostra vita il loro corrispettivo, il loro corrispondente. Questo è molto importante, questo è molto importante. Quindi il segreto sta nelle emozioni che noi creiamo, emozioni prodotte dai nostri pensieri. Quando noi proviamo una brutta emozione, una brutta sensazione, quello è un segnale del nostro io superiore che ci dice di stare attenti, perché in quel momento stiamo attirando nella nostra vita qualcosa che non vogliamo. Mentre invece, quando proviamo una bella emozione, una bella sensazione, il nostro io superiore ci comunica che in quel momento noi stiamo attirando nella nostra vita qualcosa che vogliamo, qualcosa che ci farà stare bene, che ci farà bene. Quindi dobbiamo dare molto ascolto alle nostre emozioni, alle nostre sensazioni, perché sono degli importanti segnali, sono degli importanti campanelli d'allarme. Ecco perché ho parlato in precedenza della tecnica dello switch off, cioè di girare l'interruttore. Quando noi siamo in preda di una cattiva emozione, di una brutta sensazione, dobbiamo immediatamente pensare a qualcosa di bello. E la nostra emozione cambierà immediatamente. Allora smetteremo di emanare le cattive vibrazioni di prima e cominceremo ad emanare delle buone vibrazioni che attireranno cose belle e buone nella nostra vita. Quindi vedi bene che questo è un lavoro molto impegnativo che noi dovremmo fare di continuo se vogliamo stare bene, se vogliamo prenderci cura della nostra vita. Può sembrare una cosa mostruosa da fare, troppo complicata, troppo difficile, ma ti assicuro che con un po' di pratica diventa poi un'abitudine. Lo fai spontaneamente, lo fai automaticamente. Quando parlando con una persona, per esempio, questa persona o ti aggredisce verbalmente o comincia a raccontarti le sue disgrazie, i suoi guai, eccetera, tu ti sentirai immediatamente male. Sentirai una brutta sensazione, una brutta emozione. Allora, o saluti immediatamente quella persona e dici: scusami, ma ho un impegno, ho un appuntamento urgente, devo andare, e fai la miglior cosa, chiudi il discorso ed è bella finita. Ma durante e dopo che tenes il colloquio con questa persona, rivolgi il tuo pensiero a qualcosa di bello, a qualcosa di buono, un ricordo, un qualcosa che tu hai fatto, qualcosa che ti hanno detto, qualcosa che hai provato, in modo da provare subito una buona emozione. Quella buona emozione ti scherma dalle brutte vibrazioni che quella persona ti sta buttando addosso, perché ti fa creare delle emozioni, ti fa emanare delle emozioni che ti creano delle cattive vibrazioni. Ecco, questo lo devi fare subito, e quando poi te ne sarai andato lontano da quella persona, continua a coltivare quel bel pensiero, quel bel ricordo. Può essere un'immagine, una musica, un episodio che ti è capitato tempo addietro e che ti ha dato una grande soddisfazione, una grande gioia. È molto importante fare questo. Questo è il gran segreto dello star bene.
Senza poi contare, come ho già detto, ma lo ripeto e lo ripeterò sempre, che quando noi emaniamo delle buone vibrazioni da noi, con i nostri pensieri e con le nostre emozioni, diamo alimento, sostegno e forza alle cosiddette forze del bene, perché in quel momento queste energie positive si collegano con noi per ricaricarci e a nostra volta ci ricaricano, perché c'è, come ho detto, un interscambio quando si crea questo collegamento, quando si apre questo canale producendo queste vibrazioni. Viceversa, quando siamo preoccupati, arrabbiati, malinconici, tristi, preoccupati, emaniamo delle cattive vibrazioni che, oltre ad attirare il loro corrispondente nella nostra vita, sotto forma di fatti, avvenimenti e persone, danno alimento alle cosiddette forze del male, le quali arrivano immediatamente per succhiare queste energie delle quali loro hanno bisogno. Però queste forze del male non ci danno niente in cambio, non sono come le forze del bene. Queste qui ciucciano e basta. Quindi senza volerlo, senza saperlo, noi contribuiamo al malessere del mondo intero. Se invece noi vogliamo contribuire al benessere del mondo intero, dobbiamo sempre, il più possibile almeno, emanare da noi energie positive, cioè vibrazioni di alto livello. La prossima volta vedremo altre cose interessanti riguardo queste tecniche delle quali ho parlato appena adesso. Intanto tu, come al solito te lo ripeto, se per caso ancora non l'hai fatto, iscriviti al nostro canale YouTube e se questa puntata ti è piaciuta, mandaci il tuo mi piace e scrivici anche un commento. Io come sempre ti ringrazio per avermi seguito e ti do appuntamento al prossimo video.